Avendo sofferto la sua peggiore sconfitta dal 2006 nel campionato delle Sei Nazioni, quando ha dovuto cedere all'Irlanda nell'ultima partita a Dublino, le speranze del Galles di affermarsi in un terzo successivo campionato record erano appese a questo incontro con la Francia in un venerdì notte a Cardiff. I francesi hanno fatto solo un cambiamento per questa partita, con Wenceslas Loré del Racing Metro al posto dell'infortunato Bernard Leroux concusso. I gallesi invece hanno dovuto fare un cambiamento all'ultimo minuto, con Aaron Wynne-Jones fuori per una slogatura. Jake Ball lo ha sostituito, Rhys Webb è venuto al posto di Mike Phillips. Luke Charteris ha preso il posto di Andrew Coombs e Liam Williams ha giocato come trequarti ala, con George North spostato al centro per sostituire l'infortunato Scott Williams. I ragazzi di Warden Catland hanno avuto un inizio fulmineo. Appena due minuti dopo l'inizio, Lee Appenny ha trasformato una punizione da dentro la metà campo francese, portando il Galles a un vantaggio di 3-0. Si poteva osservare che i gallesi sentivano ancora l'umiliazione della sconfitta contro l'Irlanda a Dublino e davano prova di sapere bene quel che volevano. Due minuti dopo, una bella manovra. Appenny calcia in avanti all'ala. Brice Dulin è arrivato per primo, ma si è scontrato con Jean-Marc Doucet, permettendo a North di rubare la palla e segnare la prima meta. L'arbitro chiese l'aiuto del TMO per assicurarsi che North non avesse spinto Dulin, e il replay ha dato prova che il gallese non aveva colpa e che la meta poteva essere assegnata. Anche se Appenny mancò la trasformazione, i gallesi avevano già un vantaggio di 8 punti a 5 minuti dall'inizio. Al nono si era già 11-0. Pascal Papp è stato penalizzato al rack e di nuovo da dentro la metà campo francese Appenny calciò la palla tra i pali. La squadra di casa dominava, ma è stata colta quasi di sorpresa al 13° minuto quando la palla è sfuggita alla difesa e Joan Huger pensava di poter segnare la sua terza meta del campionato. Un buon lavoro di piede da parte dell'ala francese prima di lanciarsi, ma sfortunatamente per lui e la sua squadra il gioco è stato interrotto per un passaggio in avanti quando Papp ha fatto un placcaggio su Friesland. I francesi non hanno accettato volentieri la decisione, ma il TMO ha confermato i sospetti dell'arbitro e il risultato è rimasto 11-0. Comunque gli ospiti sono riusciti a mettere i primi tre punti sul tabellone con Jean-Marc Doucet, che ha calciato una punizione al 16° minuto portando il risultato a 11-3. Appenny in gran forma ha calciato sempre bene per la sua squadra e quando la mischia francese è stata penalizzata per un crollo, il numero 15 gallese ha colto l'occasione per distanziare ancora di più gli ospiti a 14-3. Dopo che Doucet ha mancato una trasformazione davanti ai pali, i francesi hanno chiamato Jules Plisson per questo compito che al 31° ha accorciato le distanze a 14-6. Un paio di minuti dopo Wesley Fofana è stato penalizzato per non allontanarsi dalla palla. Appenny ha avuto il facile compito di portare il vantaggio a 17-6 proprio davanti ai pali. E con l'ultimo calcio del primo tempo, l'estremo, che la prossima stagione giocherà con il Toulon, trasformò di nuovo un'altra punizione da più lontano ancora, portando il punteggio a 20-6 per il Galles. Nel secondo tempo la Francia sembrava disperata e dopo che Pisson ha mancato una trasformazione si sono avvicinati a una meta al 48° minuto quando Mathieu Bastereau finalmente ha potuto avanzare a tutta velocità, ma sfortunatamente il suo compagno Hugo Bonneval non ha potuto afferrare la palla e l'occasione è sfumata.
Subito dopo l'arbitro Rolland ha perduto la pazienza con i due avanti alla mischia. Nicolas Ma e Gethin Jenkins, penalizzandomi con il cartellino giallo per tirarla giù. Nonostante ciò, Jenkins è stato poi acclamato l'uomo della partita. Poi, al 62esimo, Louis Picamol è stato penalizzato alquanto drasticamente con il cartellino giallo per non essersi allontanato dalla palla. Chiaramente il numero 8 non è stato d'accordo con la decisione arbitrale. Comunque, la squadra di Philippe Saint-André sembrava che non avesse idee. Ne approfittò il Galles, che proprio davanti ai pali, con Sam Warburton libero di raccogliere e procedere nello spazio che gli si era aperto davanti, ha segnato una meritata meta. Di nuovo il TMO è stato chiamato per assicurarsi che il gallese avesse raggiunto la linea e che non c'era stato alcun passaggio in avanti. A Penny ha avuto ancora una volta il compito di aggiungere due punti, portando il risultato a 27-6 quando mancavano 17 minuti alla fine. La Francia tentò una reazione, ma è stata incapace di penetrare in una difesa gallese ben organizzata. Il Galles ha potuto così iniziare a pensare alla sua prossima partita con l'Inghilterra fra due settimane. Con questa vittoria il Galles ha eguagliato il suo più consistente vantaggio sulla Francia, che risale a 21-0 del 1950. Una prima sconfitta della stagione per la Francia e forse le lamentele di Saint-André sulla mancata collaborazione da parte delle 14 squadre più importanti si è potuta vedere in una performance sciatta e stanca. Risultato finale a Cardiff: Galles 27, Francia 6.